Ben ritornati ragazzi all'ottava parte di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Ok, allora Chatot sta annunciando che fra un po' verranno annunciati i membri della spedizione. E visto il nostro recente fallimento causato dal boicottamento del Team Teschio, purtroppo avremmo speranze pari a zero, tipo. Infatti ce lo sto dicendo proprio adesso Chatot, che purtroppo non dobbiamo farci troppe illusioni, perché Wigglytuff è arrabbiatissimo, anche se in teoria ha solo pianto da quello che abbiamo visto nella scorsa parte. E che dire ragazzi, allora l'unica possibilità è fare bene adesso le missioni e i turni di guardia, così magari ci ripenserà Wigglytuff, visto che è un buonaccione che non si incazza mai. Al massimo si mette a strillare, però ehi, lui si comporta così in maniera bambinesca, come ho detto un po' scunta anche prima, anzi nella scorsa parte, prima un corno, scusate. Allora, comunque sia, adesso abbiamo di nuovo la pancia piena. Che dire, grazie Chaimeco, Sanflora e Bidoof. Almeno voi siete riusciti a violare le regole, però insomma non si può lasciare a dieta così due poveri Pokémon come noi che non hanno fatto niente di male. E poi il Tinteschio ha mangiato, pur avendo fatto casino. Quanto mi stanno sulle palle queste cose qua. Gente che non c'entra niente e che viene messa in mezzo. E vabbè, purtroppo è la vita ragazzi. Mi sa tanto che è la vita questa, pur troppo di sì. Mi sa tanto che è così. Ok. Ok, Krogan, ok. Allora, da adesso avremo un nuovo centro disponibile, il centro cambi Krogan. Infatti certi strumenti si possono mettere nel pentolone, stavo dicendo. E lui ce li, diciamo, mescolerà, insomma, per farci dare, cioè per tirare fuori dal pentolone uno strumento ancora più raro. Insomma, non ho capito molto bene neanch'io cosa ci fa con quel pentolone lì, ma preferisco anche non saperlo. Ok, intanto qua mi cerco di, non so, di prendere qualche missione. Allora, ne ho tre qua, alla grotta marina. Le attivo subito e poi faccio anche queste. Vi ricordo ragazzi che però il turno di guardia io lo terrò, perché non so, così non mi sembra tanto palloso da dover tagliare anche quello. C'è un Octillery e un Mr. Mime che sembrano quelli di Squadra Blu qua, che vogliono entrare. E allora ok, allora Octillery è femmina proprio come Squadra Blu. Ok, penso sia la stessa, quindi il suo modo di parlare sembra anche un po', non so, simile. Almeno quando giocavo su Esploratori del Cielo credevo fosse la stessa Octillery della serie precedente. Ma comunque, mando le ciance che ora deve spiegarci una cosa, Spinda. Aspettate che devo tirare su una parte del microfono, che sennò... Ok, così dovresti starci, perfetto. Un giorno dovrò anche farvi vedere come è fatto il mio microfono, ma non saprei neanche quando. Ho l'agenda un po' impegnata in questa estate, devo dire. Ok, intanto ci spiegano un po' questo ciclo qua, diciamo. Questo progetto P. Il progetto P, che non si sa la P per cosa sta. Sì, ho capito. Grazie mille.
Allora, ok, molto bene. Ok, scambiare un po' strumenti con la cosa di Boba Fett e Winout. Ottenere in mano dei tesori, magari rari. Trovare posti nuovi, insomma. Tutte cose molto belle. Ok, va bene. Allora, ragazzi, che dire? Io vado un attimo dai Kecleon e poi stacco. Magari, non so, faccio fare anche un po' di... non lo so, faccio fare un po' di dojo a Balrog perché ne avrebbe bisogno, magari. Dico magari. E dai, però, anche te, Kangaskhan, avresti rotto un pochino, sai? Vabbè. Allora, direi di, non so, mettere questi strumenti qua. Via. Allora, oggi voglio il revito al seme. Grazie, Kecleon verde. Kecleon shiny, high tech. Dimmi tu cos'hai. Allora, hai una pioggia sfera e hai delle appello sfera, oppure ne vado di sfera. Ok, non voglio niente di niente, voglio solo svuotarmi tutta la sacca perché io andrei prima in missione e... No, andrei prima al dojo e poi in missione, volevo dire. Wow, che geniale che sei, Jolly. Volevi dire una cosa e hai invertito l'ordine della frase. Complimenti, davvero. Dai, dai, però. Deposito anche i soldi perché non so se Marowak intende che devo depositare proprio tutto, strumenti e soldi, però va bene. Quindi, ragazzi, ci si rivede dopo. Un allenamento un po', diciamo, mirato e niente. Quando avrò finito le missioni, tornerò. Molto bene, ragazzi. Ok, arrestato Bonsly. Molto bene. Allora, riceviamo anche un Elisir Max. Grazie, commissario. Ok, Kabuto si vuole unire. E accetto volentieri. Ho già il soprannome che fa per te. No, è femmina. Ok, ce l'ho lo stesso, dai. Allora, io spero che si chiami... Cioè, che si scriva giusto. Karai. Perché Karai, ragazzi? Perché Karai è un personaggio delle Tartarughe Ninja, in pratica. La figlia adottiva di Shredder. E insomma, visto che Kabutops è affilato, cioè possiede artigli affilati, ho pensato che ci stava perfettamente il soprannome. E quindi benvenuta Karai. Per me basta che tu faccia del tuo meglio e poi siamo tutti contenti. Comunque è meglio che non parlo più di Karai perché sennò faccio spoiler a chi lo guarda. Versione animata oppure versione, diciamo, film. Dove sembrano un po' più come i film. Come nei film. Cioè, preferisco comunque non fare spoiler. Perché c'è una cosa che non sanno i fan. E che io non voglio per niente svelare. Allora, onde evitare che faccio spoiler, è meglio concentrarci sul turno di guardia. Allora, Trico. Questa zampa è di Trico. Dai, facciamo vedere che siamo delle brave guardie e che più di due volte non sbagliamo. Ma anche magari meno di due volte. La sua pelle è dura come la roccia. Nidoking, ok. Allora, mi pare che non c'è penalità se aspettiamo un pochettino, che non sappiamo magari la forma. Ok, questo è Porygon. Una zampa così strana e robotica. Deve essere di Porygon. Robotica, sì, insomma. Cioè, ragazzi, se vedete una zampa rettangolare, è solo lui. Porygon o Porygon 2 o Porygon Z. Poi è all'incirca, ricordiamoci.
questo Charmander molto bene. Allora, questa zampa è di Ivysaur, credo. Ok, Loudred non ha detto niente, deve essere giusto. E ok, perfetto, zero errori. Ok, molto molto meglio rispetto all'ultima volta. Adesso dovevo fare una cosuccia, ma mi sono dimenticato perché sono molto furbo. Che palle, perché non ho una memoria più lunga? Non dico lunga un chilometro, ma vorrei avercela un pochino più lunga. E invece sono nato male. Smemorato. Così tanto da far pensare male. Allora. Ok, eccoci a cena. Molto bene. Sarò anche smemorato, ma almeno mi merito lo stesso la cena perché sono bravo a mazziare i ricercati. Allora, va bene, buongiorno. Anche se il buongiorno, non so, lo vorrei migliore. Magari senza urlate, senza sclerate di Loudred, magari sarebbe un buongiorno migliore ancora. Ok, chatot, andiamo subito ad attivare le missioni. Tra l'altro, ragazzi, non ne ho fatta una. Questa, consegna teleseme, ma io il teleseme non ce l'ho, quindi puoi andartene a quel paese. Cioè, ce l'avevo, ma boh, poi non l'ho più trovato nella borsa. Misteri della vita, chi lo sa. Allora, io voglio provare una... proviamo questa. Ha sempre attorno i suoi sgherri. Ok, ma tanto io c'ho lo strumento che fa il caso mio. Non vi dico come l'ho preso perché altrimenti tanto che gusto c'è a dirvelo. Allora, grotta della cascata. Le avevo prese così perché non pensavo di tornare al giardino dei meli, però adios. Allora, questa posso per ottenermela. La ricompensa è il Revital Seme, quindi la terrei. Oddio. Come ho detto, c'è sole. Adesso è arrivato il diluvio, ragazzi, universale. Complimenti, Jolly, sei bravissimo a portarti fortuna, eh? Sai com'è. Questo ci chiede di cercare Pippa, la grotta della cascata. Lo farò, ma lo farò una volta tornato dalla spedizione. Infatti, ragazzi, questo è l'ultimo giorno che possiamo stare a Borgo Tesoro. Ok, io direi di, non so, di approfittare dell'off camera anche per, non so, chiudere le finestre magari, visto che si sono aperte da sole, chissà come mai. Cioè, naturalmente io entro in casa, sono solo con la gatta e chissà, qualcuno si è dimenticato di chiudere, però va bene. Allora, io direi un attimino, vediamo cosa c'è al market e poi direi di tagliare la parte fino a che non avremo finito tutto. Cioè, insomma, finché non avremo finito tutte le missioni, si intende, ovviamente. Anche perché, ragazzi, non so se lo sentite, immagino lo sentirete, che cosa c'è fuori. Quindi non vorrei tanto che sentiate rumori, diciamo, poco gradevoli. Allora, store di sfera, blocco sfera e lumisfera. Prevenienza. Mi porterò via anche una bacca arancia, così tanto per. E ok, i preparativi sono finiti, ragazzi, e ci troviamo dopo. Ok, rieccoci, ragazzi. Molto bene.
Ok, allora. Fossa! Oh, perfetto, la MT che volevo. Grazie. Quanto è bello vedere nella bacheca 100 più punti di domanda e poi trovarsi la MT Fossa. Wow, che figata. Va bene, allora. Direi che finite le missioni potrei anche chiudere, visto che il pezzo da tagliare sarà anche un po' lunghetto. Sì, perché mi è successo di tutto, ragazzi. Sono dovuto andare a chiudere tutte quante le finestre, perché c'era il diluvio. Poi però mi hanno anche telefonato due volte. Una volta i venditori e la seconda volta mia mamma. E quindi, insomma, mi sa che avrò un bel pezzettone da tagliare. Wow, perché la dislessia è costantemente. Ma vabbè, lasciamo stare, va. Chissà come mai la dislessia non mi vuole lasciare stare. Chi lo sa. Vabbè. Forse è l'emozione ogni volta che registro, non lo so, ragazzi. Però vabbè. E intanto, yuppie! Domani sapremo se possiamo andare in spedizione oppure no. Anche se comunque sia, non lo sapremo veramente domani, ovvero giovedì. Ma lo sapremo nella nona parte. Eh sì, ragazzi, perché questa parte è durata anche troppo. E quindi io direi di, non so, di andare a tagliare, cioè a finire la parte, insomma. Visto che si dà il caso che Jolie ha da fare anche dell'altro fuori dai video. Infatti mi aspetta una giornata un po' impegnata, sapete com'è. Allora, ok. Buongiorno. E invece io vi dico a venerdì e ci si ribecca con la nona parte. Madonna, ma cosa è successo oggi alla mia voce? Cosa è successo oggi al mio parlare? E niente, ragazzi. Ci si rivede la nona parte, sì. Come vedete non c'è più Balrog perché quando ho fatto l'arresto alla Grotta Marina è stato ammazzato da Bonsly per un brutto colpo. E quindi niente, non lo vedete qui in schermata. Ma dettagli. Mettete mi piace, lasciate un commento. Ah, e vi ricordo che se vedete del nero è Camtasia che mi aggiusta le dimensioni del video, perché c'è stato qualcuno che me l'ha chiesto. Ecco, sia chiaro. L'aria è tutta questa. Io non ho aggiunto altro di spazio. Però non so perché Camtasia poi me la modifica. Cioè la dimensione. The size. Sì, perché io ce l'ho in inglese Camtasia. E niente. Alla nona parte che si terrà di venerdì. Ciao ragazzi e alla prossima. Statemi bene.